Buonasera. Allora, il dibattito politico è, diciamo, è forte su due temi. Uno, ne parleremo più tardi, quello di Banca Italia, e l'altro è della legge elettorale che arriva al Senato. A questo punto, con i voti anche di Verdini, dovrebbe passare, no? Beh, sì. Diciamo che si sono sperimentate tutte le possibili forzature e illegalità previste e non previste dal nostro ordinamento, nel senso che violando le raccomandazioni del Consiglio d'Europa si fa una legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni, violando il principio di neutralità delle leggi elettorali si fa una legge elettorale scritta apposta per fregare il primo movimento, la prima forza politica italiana, i 5 Stelle e anche MDP che non si vogliono alleare con altri e favorire tutti gli altri partiti. Violando i regolamenti e la Costituzione si impone la questione di fiducia su materia elettorale, cosa che nelle due Camere non si era mai visto se non con l'Italicum, si era invece visto purtroppo nel 23 con la legge Acerbo da parte di Benito Mussolini e solo in una delle due Camere nel 53 con la cosiddetta legge truffa da parte del governo De Gasperi, con l'aggravante che questa non è una legge del governo e quindi non si capisce per quale motivo chi vota questa legge debba dare la fiducia al governo, visto che questa è una legge scritta anche da Berlusconi e dalla Lega che la fiducia al governo non la danno. È un insieme di forzature che dovrebbe interessare molto la Corte di Giustizia europea che nel 2005 una legge analoga l'ha bocciata per le elezioni in Bulgaria e quindi è molto probabile che arriverà la Corte europea a sanzionare anche l'Italia, ma se ne fregano tutti come se niente fosse. Diciamo, intanto va. Cosa ha reso di nuovo importante il voto di Denis Verdini in questa vicenda? Beh, lo rende importante il fatto che al Senato, come noto, i numeri sono più ballerini della Camera per la maggioranza. Segnalo così, tanto per aggiungere vergogna alle vergogne precedenti, che la maggioranza di fatto non esiste. Questo è un governo di minoranza, questa è una maggioranza che senza i voti drogati dal Porcellum, che già non esiste più e che però sopravvive in questo Parlamento, una maggioranza che non riuscirebbe a tenere in piedi un governo, figuriamoci a varare una legge elettorale. Quindi, oltre all'illegalità di un Parlamento delegittimato, eletto con una legge elettorale illegale, che ha trasformato una minoranza in una maggioranza, abbiamo anche questa vergogna supplementare di parlamentari eletti con il centrodestra che sono stati acquisiti, per non dire acquistati, in cambio di poltrone e che votano per un governo di centrosinistra. Però diciamo, ora tratteremo tutti questi temi con diversi interlocutori.